Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Mod. Oggi parleremo di una mod aggiornata 1.7.10, molto interessante e molto carina. La mod in questione ci è stata consigliata dal caro vecchio Bonini. È una mod che praticamente va ad aggiungere diversi sport all'interno di Minecraft. In che senso? La mod si chiama appunto Sport Mod e ci aggiunge gli elementi di alcuni sport, come potete vedere già dai test. Allora, primo oggetto che ci aggiunge, Ball Launcher, che si fa con un dispenser. Questo launcher può lanciare palline da tennis o da baseball con impulso redstone. Boom! Quindi noi potremo prenderla a volo, lanciarle, fare quello che vogliamo. Poi, primo sport che aggiunge, andiamo a vedere, baseball, quindi pallina da baseball. Guardate che bello il rendering. Ah, vi ricordo, con exit dentro opzioni ci sono le mod, diciamo le opzioni della mod, quindi il key circle, il rendering della palla, il key cross, l'ud come è fatta, e il tipo di rendering della palla. In questo caso abbiamo messo il migliore rendering delle palline, che sono rotonde perfettamente. Guardate che belle, se le muoviamo rotolano, guardate. Allora, vediamo un po' come si craftano. Baseball, una di leather e una string, 16 palline da baseball. Poi la mazza, due stick ragazzi, e il guantone, che è questo, che si crafta con una pelle e 3 di filo. Allora, noi con queste palline cosa potremmo fare? Raccoglierla e possiamo anche rilanciarla, che però ora non ce la lancia. Dovrebbe lanciarla con L, eccola qua, vedete? Boom, possiamo lanciare la pallina, eccola qua, boom. Però la dobbiamo avere nel guantone, ragazzi, quindi ricordatevi sempre questo. Si lanciano con L le palline. Ok. Poi, altra cosa che si può fare. Con la mazza, con il destro cliccato, potremo mirare la pallina e lanciarla. È partita da sola la pallina, è sparita una pallina. Aspettate. Questi sono i problemi di rendering. Boom. No, non va più. Boom. Eccola, è partita. Si è sentito anche il suono, ragazzi. Poi, altro bellissimo sport che c'è in questa mod. Tennis ball, solo con la leather, se ne fanno 16. Racket, la racchetta quindi si fa con un filo e una stick, quindi molto semplice di crafting. E vediamo un po' come si utilizza. La pallina noi possiamo prenderla in mano, guardate la maledetta fatina che ce la lancia via. Allora, con il destro possiamo prenderla in mano, se non erro, anzi no, con la M. Vediamo un po', eccola qua. Abbiamo la pallina, noi con L potremo alzarla in aria e cercarla di prendere con la racchetta. L'ho ripresa. Boom. Ma ho preso fatina con la pallina e lei si è tirata la pozione per salvarsi. Amatta. Allora, quindi, sentite il suono perché voglio farvi sentire bene il suono. Fantastico, fantastico. Poi, altro sport che vado ad aggiungere, il basketball con rete. La rete, a seconda del colore che si troverà dietro, verrà di colore diverso, vedete? Per adesso ce ne sono 3-4 tipi diversi. Allora, con la palla da basketball come si fa? Eccola qua la pallina da basketball, se ce la fa posare gentilmente. Noi potremo appunto, ma guarda che maledetta quell'altra pallina, prenderla, vedete? E il segno sulla sinistra in basso cambia a seconda dello sport e della pallina che abbiamo addosso, per così adattare i pulsanti. Noi potremo fare L e lanciare la palla d'andata. Oh, vieni qua. No, non voglio evocarne altre. Vieni qua. Per raccoglierle dobbiamo essere a mano pulita. Allora, riproviamo. L. Che figo, posso farla rimbalzare facendo così. Vabbè, lanciamo. Niente canestro. Va bene ragazzi, comunque questi sono i canestri. Vediamo un po' come si craftano. Allora, 6 di filo e 3 di iron e ve ne fa ben 2. E la palla invece si crafta con una di leather e 4 di filo. Non so perché tutto sto filo, però vabbè. Poi, altro oggettino carino, la palla da calcio. Lo vedete? Questa è la palla da calcio, ragazzi, guardate, boom. Quando ci avvicineremo alla palla cambierà automaticamente il segnetto in basso a sinistra, perché la palla non ha la possibilità di essere presa in mano. Quindi hanno fatto in modo che avvicinandosi cambierà il tipo di sport. Solo passandogli a fianco praticamente vi farà l'effetto di movimento. Infatti guardate, ta 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 ta, me la passo con fatina. Dov'è fatina? Fatina? Dai, prendila. Oh, è ribalzato. Noi potremo però con il destro ugualmente, o con M se non erro, lanciarla. Vedete?
A seconda del tiro probabilmente sarà più potente. Vediamo un po' con L. Boom! Che calcione. Il bello appunto è che anche questa palla si fa molto facilmente. Leather e 4 di filo. Allora, questi sono 2-3 sport. Ci si potrebbero fare magari delle mappe carine, delle custom map con degli stadi o roba simile per poterci giocare con gli amici. Sarebbe veramente impiccioso giocare a calcio in questo gioco, ma veramente, veramente impiccioso. Chissà se esistono minigame già impostati. Comunque ragazzi, questa era la mod. Una mod semplicissima, molto carina, che aggiunge dei rendering veramente fatti bene a Minecraft, perché queste sono palle rotonde. Guardate che matta fatina, guardate. No, mi muori fatina, vai via. Cioè, è scema, si suicida. Va bene. Allora, questa era la mod aggiornata appunto 1.7.10. Questa intanto si cura da sola. E niente ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace, condividere e lasciare un commento con qualche mod interessante che voi conoscete e magari io no. E niente ragazzi, vi consiglio anche di andare a vedere negli altri canali i video che usciranno, i nuovi canali singoli, quindi con la tag IF tra parentesi quadrata. E con il nome principale nostro, quindi Mordu, Gildan, Quimfer e Isingar. E Belz, giustamente. Mi stavo dimenticando Belz. Brutta cosa. Mo si arrabbierà sicuramente con me. Allora, ragazzi, dopo questo posso dirvi soltanto alla prossima puntata delle mod. E ringrazio Bonini per averci consigliato la mod. Alla prossima.